Centro tavola con fiori gialli, piatti dorati su tovaglie blu. Ecco l'atrio monumentale di Via Balbi 5, trasformato in sala da pranzo da grandi occasioni. E ieri sera l'occasione c'era: abbattere ogni diffidenza e paura, fare incontrare due mondi. L'università che apre le porte alla comunità di Sant'Egidio, alle persone più povere della città. È bella l'adesione dell'università alla proposta della comunità di Sant'Egidio, perché l'adesione a una proposta di cultura vasta, più ampia, una cultura non libresca, ma che sia una cultura dell'incontro e della costruzione di una città più bella e migliore. 20 tavoli per 160 coperti, il risultato di un mese di tantam tra volantinaggio, passaparola e Facebook, l'impegno di oltre 100 studenti riuniti nel movimento Università Solidale, tanto lavoro negli ultimi giorni, gli alimenti raccolti davanti ai supermercati genovesi, la dedizione di questi giovani perché tutto fosse perfetto per la grande cena offerta ai meno fortunati. Antipasti misti, lasagne, pollo alla ligure, purè e macedonia congelato. Decine di studenti servono ai tavoli, altri pensano alla musica e c'è anche il prorettore dell'università, Maurizio Martelli, entusiasta dell'iniziativa. Noi abbiamo messo a disposizione la nostra struttura e penso che questa sia una bella occasione di far vedere come l'università poi è attenta a tutte le esigenze del territorio e della città. Studenti senza tetto, per una volta insieme senza barriere. La crisi si combatte anche così.